Allora, buongiorno amici, oggi vi faccio vedere il mio sistema, che non è solo mio, un sistema tra i tanti per sfilettare i tombarelli. Allora, useremo dei tombarelli pescati, in questo caso dal papà di Valentina, e l'estate scorsa emessi sottovuoto nel congelatore. Quindi sfiletteremo dei tombarelli decongelati. Ciò vuol dire che la carne è più flaccida, si rompe di più ed è più difficile. Quindi la sfilettatura non sarà quella, diciamo, magistrale, ma per il fatto appunto che è un po' più complicato. Tra l'altro il tombarello è molto tozzo e a volte quando lo decongeliamo dentro è ancora un po' congelato. Perché li congeliamo? Perché ovviamente d'estate se ne prendono tanti, tantissimi spesso, e quindi non si ha il tempo di consumarli e quindi bisogna congelarli. E io li congelo interi. Ecco, questo è un tombarello intero congelato in un sacchetto sottovuoto, che è meglio perché ne mantiene di più la freschezza, e congelato senza testa e senza coda. Questo per risparmiare spazio nel nostro freezer. Qualcuno dirà, ma perché non li congeli già sfilettati, che così li sfiletti da freschi e ti occupano meno spazio in freezer? È vero questo, sarebbe la cosa ottimale, ma ripeto, quando siamo in stagione piena, siccome sfilettare richiede tanto tempo e torniamo a casa magari con 5 kg di tombarelli, che è la quantità massima concessa che si può pescare, e non abbiamo magari tempo, ripeto, o passiamo il tempo in piena stagione di pesca a pescare o a sfilettare. Quindi io preferisco, ripeto, congelarli interi, cioè interi, comunque non sfilettati, senza testa e senza coda, e poi d'inverno, quando ho molto tempo, dedicarmi alla sfilettatura e al consumo dei tombarelli nelle varie maniere. Quindi dal sushi crudo a metterli sott'olio o fatti alla griglia, insomma ci sono varie modalità. Oggi però ci dedichiamo a questo, sfilettare i tombarelli decongelati. Allora, prepariamoci bene. Quello che serve è un bel tagliere piatto grande, grosso, quindi 50 cm. Tanta carta Scottex perché dovremo tenere il piano pulito. Ripeto, il tombarello è un pesce molto sanguinolento, quindi dovremo il più possibile pulire il piano di lavoro. Un piatto dove mettere i nostri filetti puliti. Un contenitore dove mettere gli scarti, le lische e le vetresche varie, e soprattutto i coltelli. I coltelli è importante, io ne utilizzo tre tipi. Uno, diciamo, adesso non mi dilungo sul nome specifico di ogni coltello, comunque un coltello che serve per levare la schiena e, diciamo, tagliare le parti un po' grosse. Quindi una lama che non deve essere così ben curata e fine, ma proprio per fare dei lavori violenti, che è questo. Un coltello lungo invece, che servirà per incidere la parte centrale, come dopo farò vedere, del tombarello, con quindi già una lama buona, ma soprattutto uno sfilettino come questo, ben affilato, molto affilato, che terremo con cura e che sia elastico, e dopo vi spiegherò perché. Ricordo sempre che i coltelli vanno lavati a mano e non messi in lavastoviglie, perché la lavastoviglie e l'alto grado, diciamo, dell'acqua può rischiare di rovinare il filo del coltello. Bene, siamo pronti per sfilettare. Ecco il nostro tombarello decongelato senza testa, senza coda, che abbiamo sciacquato sotto l'acqua e asciugato. Siamo pronti. Avevo già fatto vedere in un altro video che vedete qua consigliato sopra come sfilettare i tombarelli con un altro sistema. Oggi ne vediamo un altro che è un po' più pratico, è un po' più scarto, però è più facile farlo. Adesso vi faccio vedere. Bene, allora, la prima cosa, prenderemo il coltellaccio violento con una lama non troppo fina, che avevo fatto non troppo affilata, va bene uguale. E faremo questo lavoro: lo mettiamo a pancia in giù e tagliamo
via la linea della schiena con le pinne dorsali. A questo punto, come si può vedere, questa riga qua corrisponde alla colonna vertebrale, quindi alla lisca principale. Quindi dovremo separare i due filetti, che uno è questo sopra e uno è questo sotto. Quindi all'inizio andremo a fare un taglio qua e poi per il primo filetto e poi di qua. Quindi attenzione, prendo i pesci in questa maniera, piatto, con la parte della testa verso di là, la parte della coda verso di qua, e metto il coltello appena sopra la linea della colonna vertebrale e taglio, faccio un'incisione netta. Dovrò sentire questo rumore, attenzione. Ecco, questo rumore vuol dire che sono arrivato alla colonna vertebrale e quindi a tutte le lische, che sarebbero un po' le costole. A sto punto lo giro pancia in fuori, vedete che qua c'è questa linea che è marcata dalla pinna ventrale verso la coda, diciamo. Quindi dovrò stare al di sopra, quindi un'incisione appena parallela a questa linea naturale. Qua c'è la lisca centrale, quindi sentite? Anche qua vuol dire che sono arrivato alla colonna vertebrale. Dopodiché lo rigiro e inserisco il coltello dentro, dalla pancia, per uscire un pezzettino dalla schiena. Eccolo qua. Senza tagliare l'ultima parte. A questo punto rigiro il coltello, entrando sempre nello stesso buco che ho fatto, e farò questo lavoro. Adesso dovrò andare a separare tutto questo, tutta questa parte qua del pesce rispetto alla lisca centrale, e non andrò a fare un taglio semplicemente lineare, ma farò questo movimento col coltello. Guardate. Ecco, questo permette di rompere le lische. Se vado così rischio che strappo via la carne e non viene un lavoro fatto bene. Adesso reinserisco il coltello per tagliare l'ultimo pezzettino che mi era servito un po' per tenere il pesce, perché se io avessi tagliato anche qua mi sarebbe, sarebbe slittato via. Ecco, in questa maniera ho avuto un punto fermo che adesso vado a tagliare. Ed ecco qua. Questo il primo, vedete questa parte qua che per esempio viene già via perché è congelata. Comunque non importa, perché poi, come vedremo, è una parte nera di ventresca o comunque di sangue che andremo comunque a levare perché è non buona. Ecco, anzi ne approfitto, queste parti qua nere vanno levate tutte, dovremo tenere i due filetti. Comunque questa è una parte, questa è l'altra. Ora questa è già senza la lisca centrale, questo invece vedete che c'è la lisca centrale, quindi andiamo a fare la stessa cosa. Andiamo a inserire il coltello e sentite il rumore. Bene. Stessa cosa da questa parte, questa è la linea della pinnetta ventrale di prima, che siamo stati da questa parte, adesso andiamo sotto. E sempre seguendo la linea. Bene, stessa cosa che abbiamo fatto prima, la facciamo qua. Inseriamo il coltello senza tagliare l'ultimo pezzo, lo rigiriamo e andiamo sempre con questo movimento del coltello a rompere le costole. Ecco che abbiamo, e ovviamente tiriamo via l'ultima parte, ed ecco che abbiamo tolto la lisca centrale. Andiamo a buttarla nel nostro contenitore degli scarti. Ora, importante sempre, anche se andiamo a consumare tanto Scottex, pulire bene tutto gli attrezzi e il piano di lavoro, possibilmente dove si riesce. Ora,
Un filetto lo mettiamo da parte, che tanto sarà la stessa cosa, e andiamo a lavorare su questo. Quindi prendiamo il coltello un po' più lungo e con la lama, diciamo, decisamente più affilata, e andiamo a incidere lungo la linea centrale, questa linea naturale che si vede. Andremo a incidere fino a raggiungere la pelle senza tagliare la pelle, questo è importante. Attenzione, taglio, incido. Con le dita mi aiuto separando un po' i due pezzi e senza calcare del tutto, se no andremo a tagliare la pelle, arrivo fin dove vedo che il coltello arriva. La pelle per fortuna è abbastanza resistente, quindi è molto difficile che io la taglio. Se sto leggero andrò a tagliare solo la carne, che è molto flaccida e debole, e manterrò la pelle sotto integra. Perché? Perché ora con questo coltello, lo sfilettino molto elastico, andremo a separare i filetti. In che modo? Partiamo qua dalla coda e andremo a fare questo lavoro. Ci posizioneremo qua sotto il filetto, tra il filetto e la pelle, in questa maniera. Essendo lo sfilettino elastico, andremo a disporci esattamente paralleli rispetto alla pelle senza tagliarla. Quindi in questa maniera. Ancora, proseguo. E voilà. Eccolo qua, il filettino. È ovvio che qua si produce un po' più di scarto vicino alla pelle rispetto che l'altro sistema che avevo fatto vedere. Oltretutto sono decongelati. Possiamo, comunque adesso sono stato un po' grossolano, effettivamente ho tanto scarto, ma non dobbiamo aver paura, ragazzi, di buttar via tanto nel tombarello. Il 70% del tombarello lo butteremo via, tra pelle, nero e quant'altro. Ora facciamo quest'altra parte, cerchiamo di sprecarne di meno, che è più facile perché abbiamo tutta questa parte libera. E come vedete, questa parte di pelle, si vede proprio la pelle sottile rispetto a qua che invece c'era ancora carne. Però ve lo faccio vedere. No, non si riesce neanche. Comunque, per farvi capire che se siete bravi otterrete questo risultato con proprio la pelle, questa è pelle, vedete che c'è la pelle, se no avrete un minimo di scarto. Non vi preoccupate, vi ho fatto vedere tutti e due i sistemi, può essere che uno vi venga meglio e l'altro peggio. Bene, ora abbiamo i due filettini senza la pelle, come potete vedere. Quindi che cosa devo fare? Cosa qua molto importante e facile, diciamo che la parte più difficile l'abbiamo fatta, puliamo sempre il nostro piano di lavoro. Ora andiamo, ci sarà una parte senza le costole e una parte con le costole, con le spine che andremo a togliere. Quindi iniziamo con questa parte qua, vedete questa parte nera, è una parte schifosa, molto molto saporita, sanguinolenta, che dobbiamo levare. Quindi andremo a incidere lungo questa linea di cambio di colore naturale che si vede, in questa maniera, leggeri, sempre con lo sfilettino, guardate. Ci aiutiamo con le mani, andiamo a vedere se c'è ancora del nero, quindi andiamo di nuovo con le mani. E andiamo a levare questa parte completamente nera, che è uno scarto. Ora, vedete che ci sono ancora dei pezzettini neri, bene, andiamo a rifinirli, c'è problema. Via la parte nera, via questa parte nera. Se proprio vogliamo, qua ce n'è ancora, se proprio voglio. Bene, abbiamo ottenuto il nostro bel filetto pulito, pronto per lavorarlo poi in cucina come meglio crediamo. Ora questa parte qua invece ha una parte di lische ventrali,
questa parte qua ci poniamo col coltello sotto le lische e andiamo a levarle senza paura di sprecare, eh? Eccola qua, questa parte qua è tutta piena di lische e andiamo a buttare. Controlliamo di nuovo che non ci siano lische come in questo caso. Bene, chiudiamo sempre il nostro piano e ora ovviamente andremo a levare la parte sempre nera. Incidiamo, ci aiutiamo con le dita separando. Eccola qua, parte nera da buttare. Questa è una parte molto morbida, quindi che si fa poca fatica a levare. Andiamo a vedere se ci sono degli altri pezzettini neri e li leviamo senza paura di sprecare. Ripeto, meglio mangiare poco buono che poi abbiamo della roba che non è buona. Eccolo qua, l'altro filettino. Boh. Ora questo poi lo monterò in velocità senza audio, giusto per rifarvi vedere. Bene, abbiamo già sfilettato due tombarelli, ne abbiamo un'altra decina. Fate conto che quando siete bravi almeno un quarto d'ora a tombarello minimo ci vuole, e per i più inesperti può essere anche 20 minuti e di più. Comunque, spero di esservi stato utile. Questo è un sistema veloce e pratico e ovviamente buon appetito a tutti.